L'8 agosto 1990 a Roma venne assassinata l'impiegata ventenne Simonetta Cesaroni con molti colpi di arma da taglio. Ancora oggi le indagini non hanno condotto all'assassino. Presso il gruppo medianico NAF furono chieste notizie sul delitto alle entità che lì si manifestavano. Dopo la domanda ci fu un lungo silenzio e non fu data alcuna risposta. Solo dopo, dal nastro vergine del registratore rimasto acceso, si ascoltò il brano che segue. Da indagini fatte, si tratta di una commedia andata in onda alla radio molti anni fa. Al NAF si pensa che Simonetta Cesaroni abbia provocato questo fatto paranormale non rarissimo per spiegare che è stata uccisa da un amante sconosciuto. Ma nessuno veniva alle mie lezioni. Poi un giorno un professore straniero si accordò per un corso di 6 lezioni. Prima che il corso fosse terminato, eravamo sposati. E continuò a dargli lezioni di ballo? No, dopo sposati non gliene importava più niente. Voleva imparare a ballare solo per trovarsi una moglie. È più vecchio di lei? Oh sì, un tipo difficile, mi creda. Già. Da che parte ha la cabina? A babordo, all'inizio del corridoio. Sapesse come rulla. E lei? Anch'io sono a babordo, ma verso la fine del corridoio. Dicono che lì rulla molto meno, è vero? Penso di sì. Potrebbe venire a verificarlo lei stessa. Perché no? Da Venusberg di Anthony Powell. Conclusioni. Adesso sai perché sono qui. Perché ci venivo. E con chi? Con della gente che non conoscevo e che non mi conosceva. Era così facile avere un amante. Ma ti avrebbe reso ridicolo. Ho preferito averne 100. Uno non lo si nasconde. 100 sì. Ero un'ingenua. Depravata, sì. Ma ingenua. Così mi adattavo ad arrossire io perché non dovessi arrossire tu. E ci sono riuscita. Ammazzami adesso se vuoi. Ma non andare intorno a dire il perché mi hai ammazzata. Non ti presteranno fede. Mi credevano la più onesta delle donne. E ti credevano il più fortunato dei mariti. Si arrestò. La sovraccitazione stessa le impediva di continuare. Jane.